Buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa vi parlerò? Vi parlerò naturalmente. Beh, mi vedete in questo stato, giusto? No, non ho un qualche esperimento scientifico col mio microscopio, ma riguardo al carnevale. Questo è il mio costume. Tanto anche i grandi possono vestirsi in maschera, giusto? E visto che io ho la qualità, talento come un giovane scienziato, questa è la mia autorità di quel che sono. Indossando il camice e anche i guanti tattici. Come vi ho sempre fatto sottolineare lo scorso carnevale, sì, bellissimo è stato, ma questo sarà ancora molto bello. Io ovviamente travestirmi in maschera soltanto il carnevale, perché Halloween è più dedicato ai bambini. Invece chi non sa comprendere le cose è qualcosa rivolto al diavolo, che non c'entra niente, che l'ho spiegato benissimo in un video del 31 ottobre. Ma scusa, è la stessa cosa allora, carnevale, che ti travesti in maschera, che fai riti o cose così, ma per favore va. Cerchiamo di dare spiegazioni concrete. Comunque, quello che ho da dirvi è mostrarvi come ho passato il carnevale dell'anno 2024. Prima vi faccio un piccolo riepilogo come l'ho festeggiato l'anno scorso e poi passiamo a come l'ho festeggiato ora, ovvero che sono passati pochi giorni fa. D'accordo, quindi vi auguro una buona visione. Allora, ragazzi, prima vi mostro il carnevale come l'ho passato l'anno scorso. Questo brevissimo video di 6 minuti e qualche secondo in più. Ok, come l'ho rappresentato? L'anno scorso è andato di moda la serie di mercoledì, giusto? Che io ero curioso di vedermela, però le puntate erano troppe, perciò non mi dà tanto gusto. Poi qua, il modo come si è vestito mio padre da donna, bellissimo. C'è anche il suo video, che ora lo vedrete a breve. È stato bellissimo, ma quello che vedrete nel 2024 sarà extra speciale, eh? Non manco ve lo immaginate, io non me lo sarei nemmeno aspettato. Qui mio padre, visto come ballava qua al bar, che si era fatto lui lo stesso video, poi a me me l'ha mandato e poi ho fatto il montaggio qua dei video e tutto. Ok. E poi che devo dirvi? Anche riguardo me ora arrivo. Però lui si è voluto fare delle foto dagli altri. Però mica male, eh. Poi io da scienziato, a parte il costume, quel camice, i guanti e gli occhialini sono veri. Perché in questo video dell'anno scorso vi ho mostrato anche un esperimento al microscopio. E anche qualcosa di un extraterrestre di un'autopsia. Che è stato un fantastico montaggio che ho voluto creare. Ma ora ci arriviamo. Qua guardate la sfilata, i carri. Qua bellissimi. Che ho voluto fare. E sì, ci sono stati tutti, anche la carica dei 101, belli originali li hanno fatti. Visto i Dalmata, bel carro hanno fatto. Più che carro, carri, ce n'era più di uno. L'Egitto, tutti quanti c'erano. Visto questo qua, stile egiziano, bellissimo. Poi io che mi sono voluto fare un selfie bello di profilo, eh? Bellissimo. Mi è venuto un stupendo video, mi è venuto. Carnevale 2023. E aspettatevi di vedere quello del 2024.
Qualcosa che non mi sarei aspettato. Che prima di mostrarvelo, mostro il volantino. E poi iniziamo. E naturalmente, visto che mi piace la tecnologia e anche indagare le cose, usiamo anche ChatGPT, al solito, il nostro caro chatbot. L'ho usato sia per Natale, l'Epifania. Usiamolo anche qua per il carnevale, no? Visto belle foto qua da scienziato. Questo è il mio costume, semmai a carnevale, la mia autorità, perché io sono uno scienziato. Ce l'ho la capacità, soltanto che mi serve la laurea, chiaramente. Però è troppo impegnativo all'università. Quindi è per conto mio che faccio gli esperimenti a casa. O cerco di dare spiegazioni qua nei video che faccio, perché quello che faccio come spiegazioni è anche scienza, in base a quello che devi esporre, giusto? Soprattutto le analisi su quello che trai come tema, eccetera, e dai le spiegazioni. Visto qua mi sono voluto fare una foto, non so se di mio padre o di mia madre, bella foto di profilo mi sono voluto fare. Ed ecco qua una bella sorpresa. Eccolo qua, il microscopio. Come vi ho detto, ce l'ho. E io ho parecchi talenti, a parte microbiologia e astronomia. Sono speciale, insomma. Ditemi la vostra se avete anche voi talenti. Visto, abbiamo osservato un cristallo di solfato, se non sbaglio, come si chiamava. Giusto? Questo qua, ed ecco che cosa abbiamo trovato. E qui lo trovate anche nella mia mano. Piccolissimo, ma al microscopio si vede un bel panorama. Ed ecco qualcosa che ho voluto aggiungere che mi è piaciuto tanto, che ora ci arriviamo. In più vi mostro la posa mia, così, da pensante. Ed ecco qua, l'autopsia a un extraterrestre. Bellissimo mi è venuto. Ho voluto aggiungerlo così. Però mi è venuto un bel capolavoro. Bene, vi ho mostrato il riepilogo dello scorso carnevale e adesso è il momento di mostrarvi il carnevale del 2024, di quest'anno. Ma prima vi mostrerò il volantino e poi vi spiegherò e poi man mano vi mostrerò le foto e i video che ho fatto riguardo al carnevale. D'accordo? Quindi quello che ho da dirvi, vi auguro una buona visione. Allora, ecco qua, visto? La copertina. Avatar. Unisciti alla magia di Pandora e vivi il sogno. È iscritto del gruppo in maschera da lunedì alle ore. La scuola di ballo New Dance. Questo è quando veniva rappresentato, chiaramente. Magia, eh? Io me lo so come il film Avatar. Prima di tutto, gli alieni del film non sono chiamati così. Il loro nome è Na'vi. Creature umanoidi alti 3 metri e sono un popolo di indigeni. Sì, ne avevo parlato riguardo al film. Ah no, quello era il 2, quando mi ero visto al cinema. Però anche del primo avevo approfondito. Ma qua stiamo parlando del carnevale, eh? E questo era il dettaglio di qualcosa di extra. Un carro su Avatar. E poi io, qua col mio camice, qua il mio autorità. Da giovane scienziato è una cosa che fa per me perché gli extraterrestri fanno parte della scienza. Anatomia, qua, la specie, la composizione chimica, eccetera, fanno tutto parte di questo, no? Poi riguardo a sta cosa che c'è scritto magia, lo
Lo credo perché se si tratta di un popolo indigeno avrà qualcosa del genere. Però domanderemo anche a ChatGPT riguardo i dettagli del film. Va bene. Questo qua, Carnevale 2024. E da dove possiamo cominciare che io introduco il video? Dalle mie foto, forse. Comunque, qua ve l'ho rappresentato che cosa si basava questo tema di quest'anno. Riguardo Avatar, che mi è piaciuto. Allora, li ho trovati, eccoli qua. Mi piace il carro? Eccoli qua. Esatto, anch'io, no? Qua davanti al carro, davanti ai Na'vi, una specie aliena felinoide. Voi mi direte, ma come fai a saperlo? Beh, non basta un dato di fatto che se confrontate bene l'aspetto degli alieni rappresentati del film con qualche animale terrestre, vedrete l'evidenza che sono dei gatti. Indigeni però. Bello il modo come li si raffigura gli extraterrestri. E anche bello il carro di carnevale come è stato fatto in tutto originale, ma non è finita qui. Infatti mi sono anche avvicinato qua, una bella posa mi sono fatto. Ma ancora non è finita perché mi sono fatto parecchie foto che adesso ve le mostrerò. Ecco qua. Visto? Belle sono venute. Gabi, 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 Gabi.
della ola, stavo di mirare che dentro le fronte. Adesso abbiamo visto gli alieni blu, giusto? I navi di Avatar. Adesso concentriamoci sugli altri carri. Ho voluto lasciarli all'ultimo. Tipo questo qua stile Disney. Qua, Cenerendola, bello. Ah, sapevate che Avatar è stato fatto dalla Disney? Sì, esatto. Il film è stato prodotto dalla Disney e dalla Universal. Comunque, bello il film. Anche questo qua, il carro di Cenerendola. Qui. Allora. Ora che faccio? Potrei ingrandire la foto? Sì. Belli originali i costumi. Il mio poi. Che non è nemmeno un costume, ma vero il mio camice. E anche in guanti stessi. Ormai è questa la mia autorità. Come vi ho detto, ho la mia capacità, però devo avere la laurea per fare. E per avere la laurea bisogna studiarci parecchio. Sì, a me piace studiare qua, però un po' troppo qua il cervello un po' fa. E quindi che sto facendo? Sto provando a cercare un lavoro per conto mio, eccetera. E riguardo allo studiare, non mi fermo mai, perché mi piacciono cose come la scienza e la storia, parecchio. Mi piace la mitologia, avete visto che ho parlato qualcosa sulla mitologia in un recente video. Riguardo ai romani, quanti, gli astronauti, eccetera. E anche astronomia, l'esobiologia, scienza che studia la vita al di fuori del nostro pianeta. Cercando prove concrete, però.
È interessante. Comunque, adesso vi mostrerò il video riguardo al carro o ai carri, non mi ricordo con esattezza. E dovrei avere anche delle foto degli altri carri. E poi, dopo aver concluso, ne discutiamo col chatbot. Cosa ne pensa del carnevale e facendo un'analisi riguardo ad Avatar. Bene, questo è un altro carro, la Fortuna, chiamato, giusto? Infatti c'è anche la donna bendata, e lì la dea della fortuna viene chiamata. E qua ci sono io, bella posa. E qui si conclude la mia avventura del carnevale. È stato bellissimo, vero? E non mi sarei aspettato un carro del genere, è adatto a me soprattutto, perché dovete sapere che gli extraterrestri fanno parte della scienza. Soprattutto se vengono scoperti, devi saperne l'anatomia, la biologia, cosa fanno, come si riproducono, tutto questo è nella categoria della scienza. Ecco perché è adatto a me. Ma a proposito, adesso vorrei chiarire un paio di cosette riguardo al tema sulla vita extraterrestre e con Avatar, perché ci sono delle similitudini, più o meno, e delle somiglianze. Un argomento piuttosto affascinante, giusto? Il tema riguardo alla vita extraterrestre, ovvero come possa essere. La scienza ufficiale non ha prove concrete, però si ha degli indizi come pianeti simili alla Terra che si siano trovati e quant'altro. Ma che cosa voglio fare riguardo a questa riflessione? Parecchie cosette, e c'entra molto Avatar, riguardo alle somiglianze. Dell'aspetto. Ok? E a proposito di somiglianza, gli omini verdi, che ho trovato un significato del significato di questo tipo di razza aliena, qua, viene riferito ai grigi, bassetti, occhi a mandorla e testa enorme. Infatti il logo. Come viene rappresentato, sono sempre questo tipo di razza, soltanto una testa e due occhi a mandorla, fine. Non le specifica altre razze. Ma guardate la somiglianza, facendo un confronto con una rana. Quindi i grigi rientrerebbero nella categoria degli anfibioidi. E quindi che cosa è questa cosa? Che a volte ci si immagina che possono essere come le creature terrestri, ma in una versione evoluta. Proprio di questo sto parlando. Quindi allora, che razza di esseri saranno i Na'vi? Adesso ci arriviamo. Ma intanto, vediamo questi spunti di questo tipo di razza. I grigi farebbero la categoria dell'anfibioide. Perché sono come degli anfibi, se sono rane in una versione evoluta. Poi abbiamo un altro tipo di specie, gli insettoidi. Immaginatevi un grillo gigante che può, diciamo, pilotare un'astronave o fare altre cose. Sarebbe davvero spaventoso, vero? Ed è l'esempio di un microscopio. Quando guardiamo un insetto come una formica, un grillo o qualche altro tipo di insetti, sono come dei mostri, quindi come delle creature aliene. Quante volte quando si è uscito un post sui social riguardo al microscopio,
Si è menzionato, no, non è una creatura aliena qua, è semplicemente osservato al microscopio perché ci somigliano effettivamente. A volte la fantasia umana si immagina come possano essere gli extraterrestri, ovvero che siano simili a creature terrestri, riferendosi agli animali, tipo rane, insetti o altri tipi di specie. Infatti, facciamone un confronto. Lì è nella versione evoluta quel grillo, lì invece è normale, piuttosto simili. Ma che cosa cambia? Soltanto l'evoluzione del tipo di specie, ma che si adatti del tipo giusto del pianeta e del luogo, dando forma a quel tipo di forma di vita. Lo considero un mostro, ma le leggi della natura di quel mondo così ha permesso di nascere. Per noi sono speculazioni, ma nessuno sa effettivamente come possa essere la vita altrove, perché finora non abbiamo avuto conferma e non abbiamo trovato traccia. Naturalmente abbiamo i rettiloidi, creature aliene simili a dei rettili. Infatti, facciamone un confronto con questo tipo di lucertola con una versione evoluta. Sembra gli stessi sono. Soltanto che lì è in una versione evoluta che non è di questo mondo, ma di un altro. Lì invece è piuttosto un animale comune sul pianeta Terra, anche se siano simili. È vero che, come si possa immaginare, si è detto che le creature extraterrestri potrebbero essere simili come quelle terrestri o qualcos'altro del genere, ma non si è escluso. Ma questa è la categoria della vita intelligente, perché la vita aliena è da unicellulare, vegetale, animale, intelligente come la nostra e più intelligente della nostra. Questa è tutta la categoria su come possa essere. Bene, vi ho mostrato, rappresentato questo tipo di razze sull'aspetto. Adesso passiamo al film Avatar, facendo una piccola analisi. Ed eccolo qua, visto? Un anno fa l'ho fatto. Giorni fa mi sono visto al cinema Avatar 2, La Via dell'Acqua. E lì avevo spiegato anche le caratteristiche riguardo al primo film. Davvero un bel video mi è venuto. E adesso chiariamo un paio di punti qua riguardo l'aspetto, che sono riuscito a trovare su Google alcune somiglianze con dei gatti. Ecco qua. Bello, vero? Un confronto? Bello. Precisi identici. Quindi la maggior parte delle razze extraterrestri rappresentati, la maggior parte si riferisce ad animali evoluti, gli omini verdi delle rane, i rettiliani delle lucertole evolute, e gli insettoidi, grilli o formiche o altro tipo di insetti in versione evolute e altre varie tipo di razze come te lo puoi immaginare. Ma qua, riguardo ad Avatar, ecco la combinazione. Poi che hanno le strisce, potrebbe essere delle tigri in una versione evoluta, però evoluta primitiva perché sono indigeni. Questi non è che venivano sulla Terra. Gli alieni cattivi eravamo i terrestri andando su Pandora qua e distruggendo il loro habitat. Sarebbe il contrario. Evoluta nel senso che hanno una caratteristica umanoide, ma come caratteristica di classificazione li classificheremo felinoide, ovvero che ha delle caratteristiche come noi umani e come dei felini, che sia un gatto, una tigre. Sempre lo stesso appartiene ai felini.
Bella questa curiosità, vero? Siamo tutti d'accordo. Adesso che voglio fare? Visto che mi piace parecchio la tecnologia, adesso chiederemo dei pareri a ChatGPT. Prima, che cosa ne penso sul carnevale, e poi facendo un'analisi riguardo al film Avatar. Qua, gliel'ho scritto. Cosa mi sai dire riguardo al carnevale? Vediamo che cosa ci dice. Il carnevale è una festa tradizionale che si celebra in diversi paesi del mondo, conosciuta per essere un periodo di festa e divertimento prima della Quaresima. La durata e le tradizioni associate al carnevale possono variare notevolmente da una regione all'altra. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche comuni data. Il carnevale inizia generalmente in un periodo variabile tra fine gennaio e marzo, culminando il martedì grasso. Noto anche come martedì di carnevale. La data esatta può variare ogni anno a seconda del calendario liturgico e delle tradizioni locali. Costumi e maschere. Uno degli aspetti più caratteristici del carnevale è l'uso di costumi elaborati e maschere. Le persone spesso si vestono con abiti stravaganti, colorati e fantasiosi per partecipare a parate e feste. Parate. Molte città organizzano parate durante il periodo del carnevale, con carri allegorici, musicisti, ballerini e partecipanti mascherati che attraversano le strade. Le parate sono spesso accompagnate da spettacoli di fuochi di artificio e altre manifestazioni festose. Musica e balli. La musica è un elemento importante del carnevale, con spesso gruppi di musicisti che suonano durante le parate o nelle piazze. I balli tradizionali e le danze sono comuni, e la musica festosa contribuisce a creare un'atmosfera gioiosa. Cibo tradizionale. Molte regioni celebrano il carnevale con cibi tradizionali specifici, ad esempio, in Italia è comune consumare dolci come le chiacchiere e le frappe. Riti di chiusura. Il carnevale culmina con il martedì grasso, l'ultimo giorno di festeggiamenti prima dell'inizio della Quaresima. Questo giorno è spesso caratterizzato da feste sfrenate, abbondanza di cibo e bevande. Vi ha notato che le tradizioni possono variare notevolmente da una cultura all'altra. Il carnevale di Venezia in Italia, ad esempio, è famoso per le sue maschere elaborate e le feste in costume, mentre in Brasile il carnevale di Rio de Janeiro è conosciuto per le spettacolari parate samba. Inoltre, molte altre nazioni e regioni hanno le proprie versioni uniche di festeggiamenti legati al carnevale. Bene, ecco che cosa ha detto. Interessante. La data del carnevale, visto, e poi i costumi in maschera, che puoi scegliere qualunque tema, fantascientifico, tipo questo qui di Avatar, è fantastico, tipo che uno si veste da sirenetta, Cenerentola in questo caso, quel carro che vi ho fatto vedere, e altri personaggi del mondo della Disney. Temi romantici o medioevali. Musica e balli, infatti, si balla e c'è la musica, poi c'è il cibo. E per lo di più viene festeggiato a Rio de Janeiro il carnevale. Certo, lì sempre spesso, non bisogna aspettare una volta all'anno. Quindi può darsi che il carnevale sia provenuto dal Sud America, visto che lì ne viene spesso. Però a Venezia viene festeggiato diversamente. Tanto che hanno fatto un bel carro a parte Avatar, quello in stile veneziano, e che ha vinto il premio, quello veneziano. Non ho potuto fare la foto, però ve lo dico, Avatar è al secondo posto arrivato. Ma a proposito di Avatar, adesso parliamo proprio del film, d'accordo? E adesso cambiamo chat. Cosa mi puoi dire sul film Avatar? Vediamo quello che mi dice.
Il film Avatar è una produzione cinematografica di fantascienza scritta e diretta da James Cameron, è stato rilasciato nel 2009 ed è diventato uno dei film più redditizi di tutti i tempi. Ecco alcune informazioni chiave su Avatar: regia e sceneggiatura. James Cameron, noto per altri successi come Titanic e Terminator, e sia il regista che lo sceneggiatore del film. Trama: la storia di Avatar si svolge nel 2154 su Pandora, una luna abitabile di un pianeta nel sistema stellare Alpha Centauri. La trama segue Jack e Sully, interpretato da Sam Worthington, un ex marine paraplegico, che viene incaricato di infiltrarsi nella popolazione Navi di Pandora utilizzando un avatar, un corpo biologico controllato mentalmente. Tecnologia e effetti speciali: Avatar è stato acclamato per l'uso rivoluzionario della tecnologia 3D e degli effetti speciali. Cameron ha introdotto nuove tecniche di motion capture per catturare realisticamente le espressioni facciali degli attori e ha creato un mondo virtuale incredibilmente dettagliato in Pandora. Successo al botteghino: Avatar ha stabilito diversi record al botteghino e ha superato il record di incassi precedentemente detenuto dallo stesso Cameron con Titanic. Ha guadagnato oltre 2,7 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film più redditizio della storia fino a quel momento. Riconoscimenti: il film ha ricevuto numerosi premi e nomine, inclusi 9 premi Oscar, ha vinto 3 Oscar per la miglior fotografia, la migliore scenografia e i migliori effetti speciali. Sequel: dopo il successo di Avatar, Cameron ha annunciato piani per una trilogia di sequel. Il primo di questi, intitolato Avatar: The Way of Water, è previsto per il 2022. Gli altri due seguiti sono programmati per i successivi anni. Fantastico quello che ci ha detto. Davvero. Ah, la regia è l'ambientazione, anno 2154, quindi siamo nel 22° secolo. Luogo Alpha Centauri, Pandora, dove c'è scritto? Eccola là, sì, luna abitabile, in un pianeta del sistema stellare Alpha Centauri. La popolazione si chiama Navi. No, Avatar. Avatar è l'aspetto dell'individuo. Ma che significato potrebbe essere il nome del film? Potrei darvi una risposta. Nel primo film si è scoperti questo tipo di razza aliena e si è cercato di copiarli, identici a te. Poi c'è quella risonanza magnetica che ti metti lì sotto e poi all'improvviso ti risvegli in quel corpo. Così mi ricordo. D'accordo, poi dice che ha avuto successo, riconoscimenti. E qua ovviamente ha parlato del sequel, il 2, La Via dell'Acqua, che ve l'ho mostrato prima, il video che ho fatto di un anno fa. Comunque, adesso che farò? Chiederò altri dettagli riguardo ad Avatar. Mi sembra giusto, no? Qua non è che mi ha dato tutte cose così, mi ha detto solo il film com'è e ha detto, ma non è che ha specificato tutto quanto della popolazione indigena. E poi gli chiederò più dettagli, tipo l'aspetto, che sono classificati felinoidi, sicuro. Già si vede l'aspetto. I Navi sono una razza aliena immaginaria presente nel film Avatar di James Cameron. Ecco alcune informazioni sui Navi. Aspetto fisico: i Navi sono una razza umanoide, ma con alcune differenze fisiche. Sono più alti e slanciati rispetto agli esseri umani, con una pelle blu iridescente e luminescente, hanno grandi occhi gialli, orecchie appuntite e code lunghe e sottili. Società e cultura: i Navi vivono su Pandora, la luna aliena dove si svolge la trama di Avatar. La loro società è organizzata in tribù e sono strettamente connessi alla natura. Hanno una connessione spirituale con il loro ambiente e rispettano profondamente la flora e la fauna di Pandora. La loro cultura è basata su un forte senso di comunità e rispetto per l'equilibrio ecologico. Lingua: i Navi parlano una lingua chiamata Navi, creata appositamente per il film dall'esperto linguistico Paul Frommer. La lingua è completa, con la sua grammatica e il suo vocabolario.
E ha aggiunto un elemento di autenticità al mondo di Pandora. Connessione con il Banshee, un aspetto unico della cultura Navi e la loro capacità di collegarsi con le creature volanti chiamate Banshee, utilizzano i loro codi spirituali per stabilire un legame con questi esseri e li utilizzano come cavalcature. Religione e spiritualità. La spiritualità gioca un ruolo significativo nella vita dei Navi. Credono in una connessione spirituale con Eiva, una sorta di deità che rappresenta l'anima di Pandora. Gli alberi giganti, chiamati alberi madre, sono considerati sacri. E la morte è vista come un ritorno alla Terra e alla connessione con Eiva. Resistenza all'invasione umana. Nel corso della trama di Avatar, i Navi si trovano a dover difendere il loro modo di vita e la loro terra dall'invasione umana interessata all'estrazione di risorse preziose. Questa lotta costituisce il nucleo della storia del film. I Navi sono una razza aliena immaginaria presente nel film Avatar di James Cameron. Ecco alcune informazioni sui Navi. Aspetto fisico. I Navi sono una razza umanoide, ma con alcune differenze fisiche. Sono più alti e slanciati rispetto agli esseri umani, con una pelle blu iridescente e luminescente, hanno grandi occhi gialli, orecchie appuntite e code lunghe e sottili. Società e cultura. I Navi vivono su Pandora. La luna aliena dove si svolge la trama di Avatar, la loro società è organizzata in tribù e sono strettamente connessi alla natura. Hanno una connessione spirituale con il loro ambiente e rispettano profondamente la flora e la fauna di Pandora. La loro cultura è basata su un forte senso di comunità e rispetto per l'equilibrio ecologico. Lingua. I Navi parlano una lingua chiamata Navi, creata appositamente per il film dall'esperto linguistico Paul Frommer. La lingua è completa, con la sua grammatica e il suo vocabolario. E ha aggiunto un elemento di autenticità al mondo di Pandora. Connessione con il Banshee, un aspetto unico della cultura Navi e la loro capacità di collegarsi con le creature volanti chiamate Banshee, utilizzano i loro codi spirituali per stabilire un legame con questi esseri e li utilizzano come cavalcature. Religione e spiritualità. La spiritualità gioca un ruolo significativo nella vita dei Navi. Credono in una connessione spirituale con Eiva, una sorta di deità che rappresenta l'anima di Pandora. Gli alberi giganti, chiamati alberi madre, sono considerati sacri. E la morte è vista come un ritorno alla Terra e alla connessione con Eiva. Resistenza all'invasione umana. Nel corso della trama di Avatar, i Navi si trovano a dover difendere il loro modo di vita e la loro terra dall'invasione umana interessata all'estrazione di risorse preziose. Questa lotta costituisce il nucleo della storia del film. Bello! Mi piace! L'aspetto fisico, razza umanoide, la differenza, pelle blu, orecchie lunghe, coda, occhi gialli. Chi ha questi occhi? I felini, no? Poi la società della cultura, organizzazione in tribù. Infatti, come possiamo classificarli? Primitivi. Vita intelligente, ma primitiva. Poi c'è una loro lingua. La connessione. Cioè che utilizzano i loro capelli lunghi per collegarsi e con degli animali che assomigliano a dei draghi alieni. E com'è che si chiamano? Abeishi, una cosa del genere. Poi bellissimo, nel 2 che ci sono anche delle balene aliene e altri animali, perché ci sono anche quelli, non solo il tipo di umanoidi, ma anche gli animali di Pandora, bellissimi. Poi hanno anche loro una religione, mi immaginavo. Perché se si tratta di un popolo tribù, non sono così avanzati e vivono nella vegetazione, quindi non hanno qua macchine, astronavi e edifici e non possiedono nemmeno tecnologia. E quindi i loro dei o Dio qua sarebbe Eiwa, così, una loro religione. Poi gli alberi sono sacri per loro e poi hanno parlato anche di noi alieni, che siamo considerati per loro, dell'invasione umana, ovvero che siamo andati là su Pandora e abbiamo attaccato senza motivo. Quindi chi sono gli extraterrestri cattivi in questo trama del film? Noi terrestri umani, poverini, senza indifesi e né niente. Ora chiederò più dettagli. Avevo dimenticato, riguardo la connessione
con i loro capelli, serve anche per riprodursi. Lo so perché me lo ricordo il film. Questo e basta. Adesso chiederò altri dettagli, ad esempio se... E come posso dire? Se è misticismo, ovvero magia. Visto che lì nel volantino l'avevo trovato, vivi la magia di Pandora. Perché visto che sono un popolo primitivo, avranno qualcosa di magico, beh, che loro considerano, ma fin quando non viene spiegato, viene considerato magia. Ma anche per noi è successo che molte cose che non capivamo era considerato magia, ma invece si tratta soltanto di scienze, tecnologie e cose varie. Vediamo adesso che cosa ci dà. Nel contesto di Avatar, i Navi non interpretano la loro connessione spirituale e il loro legame con la natura come magia, ma piuttosto come una manifestazione di una connessione profonda con il loro ambiente. La loro spiritualità è basata su una relazione simbiotica con la natura, inclusi gli animali e le piante di Pandora, e non su concetti di magia nel senso convenzionale. Nella trama del film, gli aspetti spirituali della cultura Navi sono spesso evidenziati attraverso il legame con la deità Eiva, che rappresenta l'essenza della vita su Pandora. Gli alberi giganti e altre forme di vita sono considerati sacri, e la connessione tra i Navi e il loro ambiente è un elemento centrale della loro fede. Mentre i Navi possono essere descritti come una società primitiva dal punto di vista tecnologico, la loro spiritualità è fondamentale per la trama e serve a contrastare il materialismo e la mancanza di rispetto per l'ambiente espressi dagli umani nella storia. Quindi, mentre non utilizzano il termine magia nel contesto del loro mondo, la loro connessione spirituale può essere vista come una forma di esperienza mistica che va oltre la comprensione umana convenzionale. In che senso? Scusa, la spiritualità qua, la connessione qua, o addirittura venerare degli dèi da loro stessi, non è qualcosa col misticismo? Non ho capito. Manganza, eh? Mondo, connessione con la spiritualità, una forma di esperienza mistica. L'hai detto tu stesso, scusa, mistica. Che vuol dire? Forse non nel modo più fantastico, ma in un'altra maniera, perché in realtà il termine magia non è riferito a qualcosa con poteri o una forza nel manipolare la natura, ma si riferisce anche in altri contesti. Tipo gli spettacoli di prestigio, i trucchi di magia, eccetera. Cioè, non nel senso tradizionalmente, ma in un'altra maniera. Però, vabbè, considerato. Ora chiederò altri dettagli in merito. Io l'ho scritto. Poi non lo so se ho altre domande. No, certo che ce l'ho le domande. La cosa più importante è l'aspetto. Vero, mamma mia. L'aspetto. Come ho fatto a dimenticarmi? Comunque, prima la cosa più importante, l'uomo. Che questo film, specialmente il 2, fa riflettere che l'uomo può dominare qualunque cosa. A parte il pianeta Terra, figuriamoci se si costruisce un'astronave, esista vita altrove, distruggerebbe anche quella, soprattutto se fosse primitiva. Poi
Poi, se ci sono civiltà avanzate, potresti anche capace di creare guerre interstellari. Perché ne saresti capace? Ci ammazziamo tra noi, qua, eccetera. Facendo guerre inutilmente. Quindi, le guerre come si causano? Con delle provocazioni. Comunque, vediamo i dettagli. Sì, nel film Avatar di James Cameron, gli antagonisti principali sono rappresentati dagli umani, in particolare dalla società mineraria umana nota come la Corporation, guidata dal personaggio di Parker Selfridge interpretato da Giovanni Ribisi e dal colonnello Miles Quaritch interpretato da Stephen Lang. Questi rappresentano gli interessi umani che cercano di sfruttare le risorse naturali di Pandora senza preoccuparsi delle conseguenze per l'ecosistema o per la popolazione indigena. Navi punto nella storia, gli umani cercano di estrarre un minerale prezioso chiamato Unutrainium da Pandora, e a tal fine decidono di sfrattare i Navi dalla loro terra nativa. Questo porta a un conflitto tra gli umani e i Navi, con i primi che cercano di controllare e sfruttare il pianeta, mentre i secondi difendono il loro stile di vita e la loro connessione spirituale con la natura. Quindi, il film Avatar offre una critica nei confronti di comportamenti umani come l'avidità, l'ignoranza ambientale e la mancanza di rispetto per le culture indigene. La storia sottolinea il tema della distruzione ambientale e della necessità di rispettare e preservare la biodiversità e le culture autoctone. Esatto, visto? Da un punto di vista, l'alieno sei tu se vai in quel pianeta. Se quelli vengono qua, sono loro dal nostro punto di vista. Ed ecco qua, sì, nel film rappresentati umani. Ah, finalmente ho capito il significato della sigla di quella società, RDDA, una cosa del genere. È un acronimo, però non avevo capito cosa significasse. Dove c'è la cooperation? Ah, qua. Beh, poi qua c'è il conflitto tra i Navi e noi umani. E qua che mi sono un po' commosso, l'ultima parte. E comportamenti umani come l'avidità, l'ignoranza e l'ambientale, la mancanza di rispetto per le culture indigene. Mi pare che non lo può fare qua sulla Terra, perché a parte gli animali ci sono politribù, ovvero società umane che non tutti quanti hanno case o edifici o società tecnologiche avanzate, ma alcune vivono proprio nella natura stessa, senza aver bisogno di edifici o dispositivi tecnologici. Allora, che posso dire? Adesso la parte più importante, l'aspetto. Vediamo che cosa mi dice. Lì mi ha saputo dare ragione. Che gli alieni cattivi siamo noi a invadere Pandora. Senza motivo. Ed è una bella riflessione riguardo alla natura che vi è distrutta e anche nel rispetto di culture indigene, ovvero più primitive di noi. E non hai rispetto. I Na'vi, nella loro rappresentazione nel film Avatar di James Cameron, non sono direttamente ispirati ai gatti, ma hanno alcune caratteristiche che potrebbero evocare l'immagine di felini. I Na'vi sono una razza aliena umanoide con pelle blu iridescente, occhi gialli luminosi, orecchie appuntite e code lunghe e sottili. Guardate, guardate, è incredibile, mi ha dato ragione, è visto, ho azzeccato appieno. Guardate che dice, no, non sono direttamente ispirati ai gatti, però ha dato una risposta, felini, giusto? Quindi qualche altro tipo di specie, forse legato alle tigri.
Alcune caratteristiche, le immagini di felini. Hai visto? Non gatti, ma felini. Sono una razza aliena umanoide con pelle blu iridescente, occhi gialli luminosi, orecchie appuntite, code lunghe e sottili. Perciò ecco qui la risposta. Ecco qua l'aspetto dei Na'vi, dei felinoidi, come specie umanoide. Classifichiamoli felinoidi. Bene, ma prima di concludere con la chiacchierata col chatbot, adesso riflettiamo sulle varie rappresentazioni artistiche delle razze aliene rappresentate come delle specie animali terrestri evolute. È stato piuttosto lungo, quindi ho dovuto stoppare, altrimenti sarebbe stato inutile. È interessante esplorare le rappresentazioni di razze aliene ispirate a specie animali terrestri, e queste possono variare notevolmente a seconda della creatività degli autori e degli artisti coinvolti nella creazione di mondi di fantasia. Ecco alcune possibili rappresentazioni di razze aliene ispirate a diverse specie animali terrestri grigie evoluzione anfibia. Immaginiamo una razza aliena con una pelle grigia, grandi occhi espressivi e membrana tra le dita simile a quella di una rana. Questi alieni potrebbero aver evoluto in ambienti acquatici o paludosi su un pianeta simile alla Terra. Insettoidi. Questi alieni potrebbero presentare un corpo esoscheletro, antenne e occhi multipli, simili agli insetti terrestri. Potrebbero essere altamente sociali e organizzati in colonie, con una gerarchia basata su regole complesse di comunicazione chimica. Rettiloidi. Una razza aliena ispirata ai rettili potrebbe avere squame. Occhi a fessura e arti simili a quelli di rettili potrebbero essere adattati a climi caldi e avere una società basata sulla forza fisica e la territorialità. Felinoidi, una razza simile a felini potrebbe avere artigli retrattili, orecchie appuntite e un pelo morbido, potrebbero essere agili e veloci, con una cultura basata sulla caccia e sulla famiglia. Aviani, immaginiamo una razza di alieni ispirata a uccelli evoluti, potrebbero avere piume. Becchi e ali, la loro società potrebbe basarsi sulla migrazione e su una connessione profonda con il cielo. Mammiferi marini evoluti, questa razza potrebbe avere una forma adatta alla vita marina, con pelli dure e adattamenti per la sopravvivenza negli oceani, potrebbero avere una cultura legata alla navigazione e all'esplorazione subacquea. Roba davvero interessante, eh? Visto la risposta. Quindi la maggior parte delle razze extraterrestri nelle rappresentazioni artistiche non si tratta che altro di animali in versione evoluta, iconici grigi, quei piccoletti lì, che sono i più rappresentati di tutti, nel logo. Un'enorme testa e due occhi a mandorla, semplice, no? Che sarebbero una versione di rane evolute. Poi gli insettoidi. Insetti, eh? Ma la versione evoluta potrebbe essere dei mostri, potresti considerarli. Quando si fanno certi scenari da film di fantascienza horror. Che possono essere, che so, bruchi, ragni e grilli, mantidi, scarafaggi e quant'altro delle specie degli insetti. Poi abbiamo i rettiloidi, che sono delle lucertole, o che può essere una lucertola, o che può essere un varano, insomma, tutti i rettili. Aspetta, le tartarughe anche, se lo siano, tipo in stile tartarughe ninja qua, che quelle tartarughe si siano evolute. Sì, ma quelle non erano alieni, erano tartarughe terrestri, era soltanto qualcosa che li ha resi dei supereroi. E non dobbiamo mettere le tartarughe ninja che siano delle razze aliene. No, si sono evolute soltanto sul pianeta Terra. Diventando supereroi. Il resto non lo so perché sui supereroi non tanto mi appassiona, però so le trame, informandomi. Poi abbiamo i felinoidi, che già li abbiamo visti, i Na'vi, e hanno proprio quell'aspetto. E dice qui artigli, retrattili, orecchie appuntiti e pelo morbido. E sono anche veloci, con una cultura basata sulla caccia e sulla famiglia. Poi abbiamo gli aviani,
E chi se lo aspettava? A quanto pare non so tutto. Una razza di alieni ispirata ad uccelli. Addirittura uccelli, raga. Piume, becchi e ali. La loro società può basarsi sulla migrazione profonda con il cielo. Poi qua mammiferi marini. Una forma adatta alla vita marina con pelle dura e cultura legata alla navigazione e all'esplorazione subacquea. Avete visto? Cioè, posso immaginare di tutti i colori le varie razze aliene rappresentando le specie animali terrestri. Poi la fantasia fa il suo corso. La fantascienza si basa sui principi scientifici. Prima l'idea e poi le trame di un film, un romanzo, quello che si vuole. Bello, vero? Mi sono divertito a esplorare questa idea, anche parlando un po' del film di Avatar e anche parlando sulle ipotetiche razze aliene. Poi alcune ovviamente ci sono simili agli umani, tipo i nordici, ma non c'è bisogno che ve lo menziono. A me mi interessava di più quelle rappresentate come aspetto umanoide, che la maggior parte sono quelli rappresentati come umani, non sono parecchio. Quindi possiamo considerarli anche mostri, ma ve l'ho detto prima, il termine mostro non li oserei chiamare perché si basa ovviamente sull'evoluzione del pianeta natale in cui sono nati, la temperatura, l'ambiente come deve essere e adattarsi. Quindi la pelle può cambiare e anche l'aspetto, non perché lo consideri mostro. E vabbè, non ho altro da dirvi e direi che posso concludere il video qui. Beh ragazzi, spero tanto che questo video brand sul Carnevale anno 2024 vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e se vi è piaciuto il video di mettere un bel like. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!